Buongiorno da Piercaro Lava. Per la rubrica facciamo il punto. Oggi la seconda intervista dell'anno, incontriamo Emanuele Locci, consigliere comunale dell'opposizione e presidente della commissione di controllo e gestione. Buongiorno Locci. Buongiorno a te. E buon anno. Grazie. E anche a chi segue la tua rubrica. Grazie. Il sindaco e la maggioranza sostengono di aver raggiunto il pareggio di bilancio, ridotti i costi della pubblica amministrazione e il rientro del patto di stabilità, oltre all'avvio, che sono punto del Pisu e del Ponte Meier. Qual è la tua opinione in merito? Questa mi pare un'amministrazione che racconta le favole e quindi lasciamogliele pure raccontare. Per quanto riguarda il merito che si attribuiscono di aver avviato i lavori del Pisu, beh, ricordiamo che il Pisu è fatto con fondi regionali che derivano dall'Europa, quindi fondi europei che la regione, l'amministrazione di centrodestra regionale ha dato all'amministrazione di centrodestra del comune e adesso vengono spesi da questa amministrazione qua. Come vengono spesi non lo sappiamo perché, come risaputo, io ho chiesto di vedere i conti, di capire come vengono spesi, ma nonostante abbia sollecitato tutte le autorità possibili, in questo momento io non ho avuto in mano i conti del Pisu, quindi non sappiamo come li spendono. Questo è molto grave, è un reato. Premesso che forse si poteva fare ben prima, a mio avviso, comunque ora il bando per il recupero del composto nei giardini è partito. Sarà la volta buona? Speriamo che sia la volta buona, perché ovviamente come sono questi ecomostri non possono rimanere lì, anche perché diventano un ricettacolo di qualsiasi genere di personaggi con attività, diciamo, poco chiare. C'è però anche da dire che il bando è stato fatto un po' male, un po' di fretta, ci sono molte criticità che sono emerse anche durante l'approvazione dello stesso Consiglio Comunale e che sono attualmente all'attenzione della Commissione Controllo di Gestione, che essendo segreta ancora non ha finito il suo lavoro, quindi è in corso d'opera, ma ci sono molte perplessità anche sulla regolarità. Ecco, ci puoi citare alcune di queste criticità? Le criticità che avevamo già citato anche in Consiglio Comunale è il fatto che siano stati dati quasi 70.000 euro con tre determine per ognuno degli ecomostri a uno studio legale esterno, quindi anziché usare il personale interno è stato incaricato uno studio legale di Torino per fare questo, con la scusa che il Comune non aveva le professionalità adatte. Il fatto però che il Comune le professionalità adatte ce le ha. Allora, perché dare 70.000 euro a uno studio legale esterno per fare i tre bandi? E soprattutto, come mai non tenere appunto questi bandi all'interno del Comune, dove il controllo pubblico è sicuramente maggiore? Rimaniamo in zona giardini. A quanto la riapertura del teatro? I cittadini se lo stanno chiedendo. Ce lo stiamo chiedendo tutti, anche perché io mi ricordo un paio di anni fa l'amministrazione aveva promesso che nel 2014 si sarebbe aperto il teatro. All'inizio dell'anno del 2015 sono andato a rivedermi a distanza di un anno alcune interviste che si facevano lo scorso anno. Rita Rossa, Laone Etto, l'assessore alla cultura, dicevano la stessa cosa, il teatro si aprirà nel 2015, invece adesso ormai sembra che l'orientamento è che il teatro non si aprirà. Quindi, come al solito, tante favole, ma prima o poi anche le favole hanno un epilogo, si diventa tutti grandi, si scopre la verità. Ecco, invece per quanto riguarda il progetto di via Santa Maria di Castello e la passerella ciclopedonale per il Cristo, a che punto siamo? Sulla passerella ciclopedonale per il Cristo mi pare che non si sia andati tanto avanti, anzi c'è l'attenzione della Procura su come era stato sviluppato questo progetto, quindi speriamo si faccia chiarezza e si capisca dove sono finiti i soldi che sono stati stanziati per fare quella passerella. Non vorrei che fossero finiti tutti in consulenze e poi la passerella non si fa. E per Piazza Santa Maria di Castello? Per Piazza Santa Maria di Castello i lavori dovrebbero partire, anche lì sono progetti di cui si parla tanto tempo. Il fatto che sono finanziati, i soldi ci sono, i progetti ci sono, quindi manca solo la partenza. Credo che per Piazza Santa Maria di Castello il 2016 sarà l'anno buono. Bene. Passiamo invece ad un argomento che è venuto avanti negli ultimi mesi, ma che ogni anno si ripete, lo smog da PM10. C'è chi sostiene che le auto sono responsabili solo da una misura del 16%, mentre chi sostiene che invece sono responsabili da una misura del 70%. Probabilmente la verità sta nel mezzo. Comunque, secondo te, che cosa si dovrebbe fare?
a livello diciamo urgente e a livello invece di provvedimenti strutturali a medio e lungo termine? Allora, per quanto riguarda le percentuali, io non essendo un competente in materia, un ingegnere, un chimico, comunque non ho io gli strumenti per dire se è vero che sono responsabile del 70% del 10. Io posso pensare a soluzioni politiche per affrontare il problema delle PM10, e le soluzioni politiche sono un insieme di diverse soluzioni. Ad esempio, quella della chiusura del centro storico è una soluzione che funziona solo se è supportata da servizi che non mandano le auto sugli spalti, altrimenti non cambia niente, se non addirittura peggiora la situazione. Un sistema di parcheggi e di trasporto pubblico integrato va fatto prima di pensare a soluzioni di chiusura, perché prima offre servizi ai cittadini e poi in concerto con anche le forze imprenditoriali della città, con i commercianti, con chi usufruisce degli spostamenti, allora si può pensare a soluzioni che vanno a limitare il traffico. E poi ci sono anche tutte altre soluzioni invece che intervengono sulle polveri che si depositano per terra, perché se non piove e non c'è vento bisogna trovare dei modi diversi di raccolta e di diminuzione di queste polveri, che può essere anche l'utilizzo di macchinari per lo spazzamento delle strade con un uso maggiore di liquidi, ad esempio, che permettono la pulizia del manto stradale, dove soprattutto nelle ore serali si depositano queste polveri sottili. Insomma, bisogna pensare più alle soluzioni per rimuovere le polveri che strumentalizzare quella che può essere la loro origine. Per finire, il piano della mobilità se ne parla da tempo, tra l'altro è un po' connesso, se vogliamo, anche allo smog, ma non solo ovviamente, ma al momento non è ancora stato realizzato. A tuo avviso, cosa si dovrebbe fare e cosa si sta facendo? Cosa si sta facendo? Lo saprà l'assessore, che da anni ci dice che è quasi pronto il piano della mobilità, ma dal 2012 siamo al 2016, mi pare che tra un po' il piano della mobilità diventerà argomento per la prossima amministrazione, visto che questa non è intervenuta. E io non so neanche come posso intervenire, perché i cittadini non sono stati coinvolti, i commercianti non sono stati coinvolti, diciamo tutti quei portatori di interessi che vivono la città non sono stati coinvolti, quindi cos'è il solito piano della mobilità, come tutte le altre decisioni, calato dall'alto, che poi i cittadini devono subire? Questo non va bene. Io spero che al più presto si avvii appunto un percorso che porti, attraverso una condivisione delle decisioni, a redigere un piano della mobilità che tenga conto anche delle esigenze di chi la città la abita e la vive. Bene, grazie Rocci e buon lavoro. Grazie a voi.